Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questa borsa super colorata, super sfiziosa, che appunto ho chiamato Fiorellino. Un progetto, vedrete, facile da realizzare e quindi vediamo subito cosa occorre. Per questo progetto ho scelto il kit Granny Mania di Lane Mondial con base rossa. Ovviamente vi basterà un solo kit per realizzare la borsa del tutorial e lavoreremo con uncinetto da 3,5. Allora, partiamo subito avviando un cerchio magico in alternativa 3-4 catenelle chiuse in cerchio. Io poi faccio una catenella che non conto come punto e lavoro all'interno del cerchio 15 maglie basse. Fatte le 15 maglie basse, tiro la codina, non proprio fino in fondo, lo farò successivamente, e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. A questo punto vado a lavorare due maglie alte in ciascun punto. La prima la sostituisco con 3 catenelle, quindi 3 catenelle, lavoro un'altra maglia alta nello stesso punto e vado a lavorare quindi due maglie alte, quindi faccio un aumento in ogni punto tutto intorno, quindi alla fine mi ritroverò con 30 maglie alte. Fatto anche il mio ultimo aumento, chiudo entrando nella terza catenella con una maglia bassissima e come vi dicevo ho 30 maglie alte tutto intorno. A questo punto iniziamo a lavorare i petali, la sequenza per creare i petali che andremo a fare, attenzione, in questa asolina davanti, perché poi nel giro successivo andremo a lavorare invece l'asolina che abbiamo lasciato, quella dietro. Quindi lavoriamo in questa asolina davanti e lavoriamo una sequenza specifica. Per prima cosa faccio una catenella che non conto come punto e entro normalmente nella terza catenella facendo una maglia bassa. A questo punto prendo, allargate bene il lavoro perché il primo punto è un po' difficile da vedere, prendo questa asolina qui, diciamo esterna, davanti e vado a lavorare una mezza maglia alta. Quindi ho fatto una maglia bassa, lavoro una mezza maglia alta. Adesso nel punto successivo, quindi sempre prendendo questa costa davanti, vado a lavorare 5 maglie alte, tutte nello stesso punto. Cinque maglie alte nello stesso punto. Adesso nel punto successivo, sempre nell'asolina davanti, lavoro una mezza maglia alta e completo la sequenza del petalo lavorando una maglia bassa, sempre nell'asolina davanti, da questo momento in poi non lo ripeto più, e appunto completo il mio petalo. Ecco qua il mio primo petalo. Dovete proseguire a lavorare questa sequenza identica, quindi ricominciamo con la maglia bassa, la mezza maglia alta, il gruppo di 5 maglie alte, di nuovo una mezza maglia alta e una maglia bassa. Tutto preso ovviamente nell'asolina davanti. Quindi ripetiamo insieme sempre lentamente questi passaggi per fissare il giro dei petali. Quindi per prima cosa faccio una maglia bassa.
Lavoro una mezza maglia alta, sempre nelle asoline davanti, ovviamente, e lavoro 5 maglie alte nel punto successivo. A questo punto faccio una mezza maglia alta nel punto successivo e completo il mio secondo petalo lavorando una maglia bassa nel punto ancora dopo. Ed ecco realizzato un secondo petalo. Quindi dovete continuare a lavorare questa sequenza, quindi maglia bassa, mezza maglia alta, 5 maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa per tutto il giro. E alla fine di questo giro otterremo 6 petali. Arrivati alla fine, faccio l'ultima maglia bassa e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Come vedete, ho 6 petali e adesso andiamo a fare invece il giro di aumenti. Il giro di aumenti per allargare ovviamente il nostro fiore lo andiamo a fare proprio entrando in questa asolina dietro che abbiamo lasciato nel giro precedente. Lavorando quindi sempre in sequenza, nella classica sequenza degli aumenti, delle maglie alte. Quindi in questo caso noi andremo a lavorare una maglia alta più un aumento nella maglia successiva. Ovviamente l'aumento significa due maglie alte nello stesso punto. Quindi riprendiamo il nostro lavoro, la prima maglia alta la sostituiamo sempre con 3 catenelle, quindi faccio 3 catenelle. E adesso vado a lavorare nel punto successivo, sempre in questa asolina dietro, 2 maglie alte, quindi vado a fare un aumento. E ovviamente ripeto questa sequenza, quindi una maglia alta nella asolina successiva. Io spero si veda bene, ma vi assicuro che non avrete problemi in questo. E nell'asolina successiva invece 2 maglie alte. E quindi non faccio altro che ripetere questa sequenza. Una maglia alta e un aumento per tutto il giro. Ovviamente alla fine di questo giro avremo 45 maglie alte. Arrivati alla fine, faccio il mio ultimo aumento e ovviamente chiudo entrando nella terza catenella. Attenzione, dovete avere 45 maglie alte tutto intorno, quindi entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. E ho creato la base per andare a creare ovviamente un altro giro di petali che mano a mano ovviamente aumenteranno. Il concetto è sempre quello, devo andare a lavorare il giro di petali prendendo solo le asoline davanti. Quindi sempre entro facendo la stessa sequenza di prima per ciascun petalo,
e che adesso ovviamente ripassiamo insieme, sempre entrando, vedete, in questa asolina qui davanti, quindi semplicissimo. Riprendiamo il nostro lavoro e andiamo a ripassare la sequenza dei petali insieme. Per prima cosa faccio una catenella che non conto come punto e una maglia bassa che prendo, diciamo, normalmente. Dopodiché vado a lavorare una mezza maglia alta, ovviamente sempre in questa asolina davanti. Quindi maglia bassa, mezza maglia alta e nel punto successivo invece vado a lavorare il mio gruppetto formato da 5 maglie alte. A questo punto lavoro un'altra mezza maglia alta nella maglia successiva, nell'asola successiva e concludo il mio primo petalo lavorando una maglia bassa, ovviamente nel punto successivo. Ecco qua il mio primo petalo, adesso vado a lavorare subito il secondo, ri ripetendo diciamo la stessa identica sequenza che rivediamo insieme un'ultima volta. Una maglia bassa, una mezza maglia alta. Cinque maglie alte lavorate tutte insieme nell'asolina successiva. Una mezza maglia alta e concludo il mio secondo petalo con una maglia bassa. Ecco e dovete quindi continuare a ripetere la sequenza dei petali per tutto il giro. Alla fine di questo giro ci ritroveremo con un totale di 9 petali. Mi raccomando, lavorate in questa asolina davanti. Ecco completo il mio ultimo petalo e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. E come vi dicevo, vi ritroverete con 9 petali. Vi ricordo che ci sono le indicazioni scritte sul mio sito, con ovviamente indicate anche il numero di petali e il numero di punti. Perché ovviamente adesso dobbiamo continuare ad aumentare. Andiamo a vedere insieme. E qui abbiamo fatto una maglia alta e due maglie alte, quindi un aumento e ovviamente in sequenza adesso andremo a lavorare in queste asoline che abbiamo lasciato indietro. Andiamo a lavorare la sequenza di maglia alta e aumento. Quindi 3 catenelle, la prima maglia alta, poi vado a fare un'altra maglia alta nella asolina successiva. E vado a fare un aumento nella terza, quindi lavoro due maglie alte nello stesso punto. Quindi ricordatevi, la sequenza di questo giro è maglia alta e aumento. E alla fine di questo giro avremo un totale di 60 maglie alte. Io continuo a lavorare questa sequenza e ci vediamo a fine giro. Mi raccomando, lavorate appunto queste asoline esterne.
Arrivati alla fine, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ho, come vi dicevo, 60 maglie alte tutto intorno. Ho predisposto il giro per creare appunto un altro giro di petali. E adesso li vedete un po' arricciati, ma ovviamente poi li dobbiamo distendere, che andremo a lavorare sempre nell'asolina davanti. Rivediamo un'altra volta velocemente insieme una catenella e una maglia bassa, una mezza maglia alta sempre nell'asolina esterna e 5 maglie alte. Una mezza maglia alta e una maglia bassa. E questo è il primo petalo. E ripeto esattamente la stessa sequenza, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta e 5 maglie alte. Una mezza maglia alta e una maglia bassa e quindi proseguo a lavorare questa sequenza ovviamente per tutto il giro. E ovviamente chiudo il mio giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. A questo punto, come vi dicevo, ho 12 petali e devo semplicemente continuare ad aumentare. Questa è la sequenza che dovete seguire, quindi il prossimo giro, sempre nell'asolina, vedete qui dietro, andrò a lavorare 3 maglie alte e un aumento. E poi andrò a fare un altro giro di petali che ovviamente aumenteranno. Quindi, come state vedendo nello schema, a destra, dovete continuare ad aumentare fino ad avere 7 maglie alte un aumento e arrivare quindi ad avere un totale di 27 petali. Io adesso continuo e poi vediamo come proseguire la nostra borsa. Ecco qua, sono arrivata a un diametro di circa 25 centimetri, ho 27 petali tutto intorno e quello che vado a fare adesso, sempre nell'asolina esterna, è un semplicissimo giro di maglie basse di rifinitura che mi aiuteranno poi a cucire meglio i pannelli. Quindi riprendiamo il nostro lavoro e andiamo a fare una catenella che non conto come punto e una maglia bassa in ciascun punto. Come sapete, siamo arrivati a un numero di 135, quindi dovrete avere alla fine un totale di 135 maglie basse tutto intorno perché naturalmente questo giro lo facciamo senza fare nessun tipo di aumento. Vi consiglio di mettere un marker nella prima maglia bassa e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuna asolina. Arrivati alla fine, tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Come avrete capito, di pannelli per la nostra borsa fiorellino e dobbiamo realizzare due, uno è questo, un altro identico, lo vado a fare, l'ho già fatto, ovviamente sfruttando tutti i gomitolini colorati del kit. Ho cambiato colore ogni giro, è la stessa identica lavorazione, quindi alla fine mi ritrovo sempre con 27 petali, ho già fatto il giro di maglie basse tutto intorno, quindi non mi resta che andarmi a sistemare le codine e poi andrò a, diciamo, vedete, unire i due pannelli insieme cucendoli, lasciando ovviamente uno spazio per l'apertura e per il manico. Una volta sistemate le codine, ho lasciato giusto una codina lunga su uno dei due pannelli per poter cucire naturalmente e quindi diciamo che considero questo l'inizio della mia cucitura. E vado ad aiutarmi, diciamo, a fissare le due parti con delle clip e lascio un'apertura, ho stimato, diciamo, di lasciare 6 petali, che
corrispondono a circa 15 centimetri. Quindi posiziono bene i miei due pannelli, che sono, vi ripeto, identici, quindi devono combaciare, e vado con l'aiuto delle clip a fissare qualche clip tutto intorno per poter poi avere un lavoro più fermo e quindi cucirlo in maniera molto più semplice. A questo punto prendo il mio fantastico ago, il più piccolo del kit da tre, questi di prime con il quale mi trovo benissimo, e inizio a fare una cucitura tutto intorno, naturalmente lasciando l'apertura superiore. Vado quindi a diciamo entrare nelle quattro asole, due su un lato e due sull'altro, che devono appunto combaciare perché sono identici i pannelli, e piano piano, senza tirare eccessivamente, vado a cucire tutto intorno. Se volete, potete anche fare un giro di ritorno per fissare ancora meglio la cucitura. Arrivati alla fine, faccio un piccolo, diciamo, nodino di sicurezza per ovviamente tenere il filo chiuso. Poi andrò a sistemarmi ovviamente la codina, però vi faccio vedere subito il risultato. Ora ne taglio un pezzo perché è rimasta proprio molto lunga, quindi vado a rigirare sul dritto. Naturalmente poi dovete sistemare bene tutti i petali, distendere bene tutti i petali, e questo sarà il risultato. Quello che vado a fare adesso è semplicemente cucire i miei manici. Non riesco a farvelo vedere dal video perché con la videocamera diventa complicato, però andrò con l'ago e il filo rosso e rosa a cucire il mio manico tutto intorno. E questo sarà il risultato finale. Devo ancora sistemarmi delle codine, però ecco, vedete come ho ancorato bene il manico. E questo, appunto, dicevo, è il risultato finale della nostra super sfiziosa, super carina borsettina, tra l'altro monocromatica da un lato e super colorata dall'altra. Questa lavorazione l'abbiamo già vista qui in questo video, quando abbiamo realizzato il cuscino fiore. Ovviamente vi lascio i link, tutti i link utili, quindi anche questo video, sotto al video nell'info box. Come sempre vi chiedo di sostenere il canale, di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e soprattutto di lasciare un commento. Voglio proprio sapere cosa ne pensate di questo progetto, che come avete visto non è difficile da realizzare, però sicuramente di grande effetto. Ovviamente potete scegliere la vostra combinazione di colore preferita e sfruttare, diciamo, questo progetto per tante occasioni. E ovviamente anche questo progetto può essere una bellissima idea regalo. E quindi io, come al solito, vi lascio all'encard, sempre tanto love, e vi aspetto al prossimo video. Ciao!